Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, io sono Rossella Pani e sono una messaggera dell'Arcangelo Michele e una coach energetica. In questo video faciliteremo una lettura angelica con l'utilizzo delle carte, valida per una settimana dal momento stesso in cui la guarderete, ok? Allora, utilizzeremo tre mazzi di carte. Abbiamo le carte della guarigione attraverso i chakra, abbiamo le carte delle fate, ok? Abbiamo le carte dei viaggiatori sacri e infine prenderemo anche una carta dal mazzo di Louise Hay per i messaggi positivi per questa settimana. Allora, le carte sono stampate da My Life in Italia. Volevo ricordarvi che prima di iniziare una lettura angelica, io uso fare una preghiera agli angeli, all'Arcangelo Michele per chiedere la loro protezione, guida e assistenza. Ok, iniziamo. Invoco la divina presenza di Dio Dea, Onnipotente Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi stanno seguendo. Invoco te, Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste e tutti gli angeli e gli esseri di luce e di amore puro che stanno partecipando in questa lettura angelica. Vi chiedo con amore di tagliare tutte le corde di paura tra me e tutte le persone coinvolte che riguardano questa vita, le altre vite, in tutti i sistemi di realtà, in tutte le dimensioni e in tutte le direzioni del tempo-spazio. Con amore, Arcangelo Michele, vi chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, l'amore, la pace, la guarigione e che tutto ciò che è opposto a Dio, alla luce e l'amore vada al di fuori di noi. Addio, Dio Onnipotente, Padre e Madre, che sa cosa deve fare. Chiedo protezione psichica, guida e assistenza. Grazie, caro Dio, grazie, Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie, Maria Regina Celeste. Fatto, è fatto, è fatto, e così è, così sia ora, per sempre e per l'eternità. Allora, andiamo a mescolare le carte. Prenderemo tre carte da ogni singolo mazzo, va bene? Vediamo un attimino. È uscita la carta della sacerdotessa, molto bella, guardate che bella questa carta. Poi andiamo a vedere cosa ci vuole dire. Abbiamo la carta della comunicazione, ok? Il lupo. Oggi Alberto non ci ha avuto un imprevisto. E abbiamo la carta della pace. Ok, vediamo le carte delle fate. Cosa ci vogliono dire? La carta della guarigione. Ok. È caduta in terra una carta, scusate, a parte della lettura anche questa, benedizioni magiche. Energia vitale, l'energia della vita, poi vediamo cosa ci vogliono dire nello specifico. Ora vediamo i viaggiatori sacri. Trovo questo mazzo molto bello, molto appropriato per chi sta percorrendo un percorso di crescita personale e spirituale. Abbiamo la carta della passione, del piacere. Vediamo un po'. Molto particolare la lettura di questa settimana. Abbiamo purificazione, purificare l'aria, gli ambienti. E poi abbiamo le risposte sono dentro di te. Ok, bellissimo. Ok, l'ultima carta è quella del mazzo di lui 6, dove andiamo a scegliere una carta. Vediamo un po' tutto ho successo in tutto quello che io faccio. Bellissima questa carta.
poi ve leggeremo anche il messaggio. Allora, iniziamo con questa meravigliosa lettura angelica. È uscita la carta della sacerdotessa. La sacerdotessa rappresenta, o il sacerdote, rappresenta un uomo, una donna di una grande intuizione, di una grande connessione con la sorgente, con la vita stessa, con la propria anima, col proprio sé superiore. E questo è un invito da parte dell'Arcangelo Michele di iniziare a intraprendere un percorso di riconnessione con noi stessi, con la nostra anima, col nostro sé, soprattutto col divino femminile, connettersi con l'energia della madre divina. Questo ci consente un attimino di aprirci anche al ricevere, di aprirci all'abbondanza, di aprirci alla bellezza, di aprirci alla sorgente d'amore che in questo momento ci sta chiamando, ci sta dicendo che questa è la strada da intraprendere per trovare le risposte dentro di noi, ok? Poi abbiamo la carta della comunicazione, abbiamo un lupo, bellissimo, una figura molto importante, non rappresenta aggressività, rappresenta forza, coraggio, abbiamo la luna piena, abbiamo la connessione con l'universo, abbiamo una figura che parla di abilità, l'abilità di creare nuove idee e di esprimerle attraverso le parole, attraverso la creatività. Quindi la carta della comunicazione, è venuto il momento di portare fuori la vostra voce, di far sentire la vostra voce, di far sentire al mondo di far vedere al mondo chi voi siete, perché siete venuti qua. È venuto il momento di uscire dal guscio. È molto importante una comunicazione aperta. In questo momento siete invitate a parlare, a comunicare con un cuore aperto, va bene? Diciamo che la carta della pace rappresenta anche l'equilibrio, ok? Diciamo che è molto importante respirare bene, connettersi con l'anima, quindi anche riconnessa alla prima carta, per trovare la pace, la serenità. È un invito alla meditazione, un invito alla preghiera, è un invito alla riconnessione, al ricollegamento con la propria anima, col proprio sé divino. Questo è molto importante, care anime infinite, perché l'anima vi sta chiamando. Va bene, ok. Allora, la carta della guarigione, questa fata è bellissima, è una fata del bosco, vi state riequilibrando e vi è un invito al riequilibrio, alla pace, alla serenità, all'armonia, e vi è un invito a lavorare con le frequenze di guarigione, con le energie di guarigione, riconnettervi all'equilibrio. E alla guarigione, la guarigione energetica. Molte persone hanno queste abilità spontaneamente, naturalmente, altre invece magari possono ricevere la chiamata dentro di sé di riconnettersi a questo lavoro energetico per impararlo, per aiutare le altre persone, perché c'è anche un invito a utilizzare le vostre capacità di guarigione per guarire gli altri, per aiutare gli altri. La fata, gli angeli della guarigione dicono sì, è questa la via, questa è la strada e tu ce la puoi fare. Quindi se ti sei domandato ma è questa la mia strada, assolutamente la risposta è positiva. Ok, assolutamente, qualunque sia la tua strada, i tuoi sogni, i tuoi obiettivi, gli angeli e le fate dicono che ci sono infinite benedizioni che ti stanno accompagnando e che gli angeli ti stanno aiutando nella direzione dei tuoi sogni, dei tuoi obiettivi, e che riuscirai a intraprendere questo percorso, a ottenere dei risultati, perché chi fa le cose con passione, chi ci mette determinazione, chi si impegna, ottiene dei risultati. Soprattutto chi prega, chi è positivo, chi eleva le proprie vibrazioni e frequenze, chi allinea le sue azioni, le sue intenzioni nella direzione dei propri sogni e dei propri obiettivi. Infatti questa è la carta
carta della passione, del piacere, va bene? Di fare le cose con gioia, con entusiasmo, con armonia, ok? Infatti, ripeto, molte persone magari non sanno bene che strada intraprendere, hanno un po' di confusione, altre sanno quello che devono fare, invece alcuni di voi in questo momento vivete un po' nell'indecisione, non sapete bene in quale direzione agire esattamente, e gli angeli vi stanno dicendo che le risposte sono dentro di te. Fare introspezione, ascoltare l'anima, ascoltare cosa l'anima ha da dire, va bene? Poi è molto importante, dicono gli angeli, di purificare l'aria, di purificare gli ambienti. Quindi, ragazzi, ho fatto dei video la settimana scorsa, potete andare a guardarli, sulla protezione, sull'importanza di purificare le energie nostre, del nostro campo energetico, della nostra aura, ma anche il campo energetico degli ambienti in cui ci troviamo, la nostra casa, il nostro ufficio, la nostra auto. Questo ci consentirà di stare bene, di stare meglio, di sentirci pieni di energia, di affrontare meglio la giornata. Assolutamente, la purificazione, la protezione, io vi consiglio di fare questo con l'Arcangelo Michele. Vi sono a disposizione delle preghiere gratuite, la preghiera di protezione psichica giornaliera, il processo di liberazione, la protezione della casa degli ambienti, che sono delle preghiere bellissime, potentissime, e sono un grande aiuto per aiutarvi a proprio a fare questo, a seguire il consiglio degli angeli. Potete trovarle qui su, io ve le allego, e potete farle tutti i giorni, ok? Forza vitale, questa è la fata della felicità, che irradia luce, amore, è un'energia di dare, di ricevere, e vi ricorda che irradiare la vostra luce vi consente di guarire più velocemente e di facilitare anche la guarigione nelle altre persone attraverso il vostro esempio d'amore. È bellissima questa carta, assolutamente tutto quello che io faccio ha successo, ho successo in tutto quello che io faccio, è meraviglioso. Ora stabilisco una nuova consapevolezza del successo, so che posso avere tutto il successo che decido di ottenere, passo dalla parte dei vincenti, trovo ovunque nuove opportunità, attraggo prosperità in ogni ambito della mia vita. Ci vuole un atteggiamento mentale di questo tipo per attirare nella nostra vita quello che noi desideriamo col cuore. È molto importante che la mente e il cuore siano allineati, è molto importante che la nostra energia irradi questa luce, irradi questa vibrazione e frequenza. Ricordiamoci che i nostri pensieri sono energia e frequenza, il nostro sentire emana vibrazioni, onde e frequenza, quindi vibrando l'intero nostro sistema, quindi mente, cuore, emozioni, energia, in una certa direzione, in un certo mettendo focus nella direzione dei nostri sogni e dei nostri obiettivi, noi possiamo veramente cambiare la nostra realtà. Care anime infinite, abbiamo concluso la nostra lettura angelica di questa settimana. Volevo ricordare che mi occupo di facilitare la guarigione sulle altre persone con le nuove frequenze d'amore e di luce, mi occupo di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta, e mi occupo anche di fare il coaching con Logos Healing, una metodologia potentissima che ti aiuta appunto a riprogrammare il tuo inconscio, ad allinearti nella direzione dei tuoi obiettivi, ad eliminare tutti i blocchi, le paure, i sistemi di credenza, tutto ciò che ti sta impedendo di essere nel tuo pieno potere, di essere
integra, di essere allineata ed è un sistema potente di riallineamento della nostra parte umana alla nostra vera essenza. Si lavora tantissimo col potere della parola, della respirazione e della riprogrammazione. Assolutamente, se volete maggiori informazioni, non esitate a contattarmi. Per chi vuole imparare a connettersi con gli angeli, vi ricordo che vi è il seminario online, 8 ore di formazione con connessioni angeliche, sono circa, insomma, un seminario online meraviglioso, che voi potete guardare ogni singolo giorno per imparare, per acquisire nuove informazioni e per esperienziare la connessione angelica grazie a tutto il materiale come meditazioni, preghiere che vi aiuteranno a entrare in questo stato, di connessione con la vostra anima, col vostro vero sé e con l'arcangelo Michele e gli angeli della coscienza micaelica. Assolutamente potete assolutamente potete acquistarlo nel mio sito. Comunque, per maggiori informazioni non esitate a contattarmi e presto ci sarà anche il seminario dal vivo ad aprile, San Donato Milanese, 23-24 aprile 2022. Per maggiori informazioni contattatemi. Un bacione a tutti e ci sentiamo la settimana prossima. Ciao ciao!